Poi le legni tutti. Arriva qua, si stacca tardi, terza, si butta dentro, hop! È imbattibile. Benvenuti nella quinta puntata del nuovissimo format Gioie e Motori. Format in cui uno di voi vincerà due buoni da 2000 euro e sarete proprio voi a votare il vincitore. E oggi proveremo proprio lei! Cooper S del buon Marco, intanto auguri al grazie, tuo compleanno, quindi grazie mille. Buon compleanno. Grazie. Marco, raccontacela. È un go-kart targato, è una Mini Cooper S, però equipaggiamento John Cooper Works, infatti usciva già con 210 cavalli al posto di 190 come la Cooper S normale. Io ho fatto qualche lavoretto su e adesso ne ha qualche cavallo in più. Infatti partiamo dal motore e poi dovremo parlare un bel po' del telaio. Il motore è il GMV 2000, classico B48, adesso ho modificato la centralina e ha 260 cavalli circa. Diciamo che le spese principali che ho fatto le ho fatte per poterla utilizzare in pista, quindi per farci track day, e ho preferito investire più soldi su quello che sulle preparazioni del motore in sé. Mancano le gomme che oggi non abbiamo. Esatto. Purtroppo non sono riuscito a montarle, comunque ho dei semi slick, delle Toyo R88R. Gli ho montato un assetto della KV variante 2 con piastre camber all'anteriore e al posteriore. Molto interessante. Poi gli ho modificato l'impianto frenante perché la Cooper S esce con il monopompante che non frena. Allora gli ho montato l'impianto frenante della Brembo, 4 pistoncini, 3,30, che è quello che è equipaggiato sulla John Cooper Works. Tubi. Tubi in treccia. Olio. Olio 660 Motul. E la parte interna ho modificato il volante, l'ho fatto ricoprire in alcantara, tagliato sotto. Monta uno scarico centrale libero con la valvola John Cooper Works Pro, monta un collettore di aspirazione della Force che elimina il filtro che c'è a monte della turbina e quindi permette un flusso d'aria maggiore alla turbina e al motore. Quello che mi hai detto è che tu l'hai voluta rendere molto gestibile, non troppi cavalli, esatto, perché ne potresti ottenere di più, sì, però un gestibile anche in pista essendo un anteriore, quindi esatto, tanta trazione, e adesso ci tocca provarla, scoprirla. Cosa molto importante, l'ho voluta manuale. Marco, io sono curioso, quindi andiamo. Andiamo. Allora, buon Marco. Vedete, apriamo tutto, sport. Sì, a doppio clic qua, si apre lo scarico, mettiamo in sport, quindi vedi, massima sensazione go-kart, sport mode. Togliamo i controlli? Togli i controlli. Prima? Prima e via. Ma è molto... È molto corto perché gli ho montato lo short shift. Ah, ce lo volevi tenere nascosto. Sì, è una cosa che mi era scappata. Due giri tranquilli e poi valuteranno loro con un bel like. Se vorrete far vincere il buon Marco, dovete lasciare un bel like. Ah. Questo è bello. La Mini l'ho sempre amata per la sua agilità. Posso andare? Puoi andare, vai. Vado, ti fidi? Quanto è già caldo. Vabbè, il motore c'è. Motore spinge. Facciamo scaldare bene. Tu mi dicevi, esagerare poi non ha senso. No, non ha senso perché, diciamo, dopo non riesce a scaricare i cavalli. Ho preferito fare di più tutto quello che c'è, il discorso della ciclistica, per potersi divertire. E adesso ricordiamo appunto che non ha le semi slick ancora. Adesso non ha le semi slick perché purtroppo non sono riuscito a montarle con questo cambio di stagione delle gomme, erano un po' tutti incasinati. Scaldiamo bene, però... vediamo un po' com'è qua nel curvo. Com'è? Sempre. Tanta roba. Tanta roba. Il cambio, sai che era avvicinato, così ridotto, non è assolutamente male. Vediamo qua com'è agile. Guidata con il culo ballerino, come è giusto che sia un anteriore. Come è giusto che sia, infatti te lo volevo dire, la sento bella ballerina dietro, ma è la cosa che ti permette di girare.
poi quando vai sul gas invece diciamo che tende, come tutte le anteriori, a sottosterzare un pochino. Ma non troppo. Non troppo, esatto, non troppo, perché con i cavalli giusti... Quasi se la butti dentro, si muove un po' il dietro. Giusto. È veramente bella, Marco. È un go-kartino, è molto bella, veramente. Poi appena tocchi lei, dentro! Poi qua il difetto che dovrebbe avere è che quando si va sul gas lei va larga, invece tiene. Perché comunque con il piastre camber sull'anteriore fanno tanto. Vediamo qua che ci serve trazione per uscire e metterci sul dritto. Ma ne è davvero tanta. Vediamo qua il curvone. Rettilineo, quarta, si arriva qua, si stacca tardi, terza, si butta dentro, hop, cordolo. Entrare dentro, vediamo qua se chiude bene, assolutamente sì, sacrifichiamo bene, pam, cordolo qua, si frena poco poco, cordolo e si lascia scorrere. Oh, tanta che roba. No, no, sì, tanta roba lei, non me. Un bel po' in pista già. Sì, quest'anno ci ho fatto tante pistate, fra l'altro Imola, Mugello, e poi vabbè, io vado molto spesso a Varano dei Melegari, che secondo me come dimensione è il posto ideale per usare questa mini qua. Ma si riesce a dare la pasta anche a macchine con molti più cavalli. Qua sullo stretto è imbattibile. È imbattibile. Bella, 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 bella. Uso poi stradale, penso sia spaventoso. Dici, allora, sul dritto non è niente di che, ma quando si arriva nel misto stretto, strade di montagna... Chiuso il traffico, meglio. Mi raccomando. Il traffico, esatto. Ma soprattutto qua nel curvone veloce, è proprio spettacolare, perché si arriva, terza, si butta dentro e lei sta... Hop. Parte seconda. Leggermente, parte sì, il culo. Sì, si butta dentro. Si fa muovere un po' il dietro. Esatto. E lei è qua. E lei gira. E lei è qua, è sempre qua, sempre qua. Punta di corda, gas. E lasciamo scorrere bene. Diciamo che non è che si faccia notare tantissimo. È molto anonima, come piace a me. Esatto. Poi le legni tutti. Perché poi questo modello qua già monta il motore BMW, che è un 2000. Insomma, si fa sentire. Poi frenata, pedale del freno, molto bello. Bello, né? Molto questo bello. Sì, questo sì. Allora, efficienza di frenata, secondo me manca quel poco che secondo me lo recuperi con la semi-slick. Ok, sì, esatto, con la semi-slick e coi cerchi del 17. Cambia totalmente la mano. Tanto grazie di avermi fatto provare. Grazie a te. Adesso raffreddiamo, perché è una cosa importantissima, ragazzi. Quando la usate in pista, sì, può essere la macchina migliore del mondo, raffreddate, che ve ne sarà grata. Adesso vediamo se vincerai tu i buoni di Simoni Racing e Cube Controls. Vediamo. Speriamo, incrociamo le dita. Senti com'è scoppietta. Sai che il cambio così corto, sì, il leveraggio così corto, pensavo mi desse un po' fastidio, invece è bello preciso, perfetto, entrano tutte. Allora io purtroppo o per fortuna non voglio e non posso giudicare, perché voglio che il voto sia loro, no, sia vostro, però lo dico spesso, io un like lo lascerei. Allora Marco, buon compleanno. Grazie. E buona fortuna. Grazie mille. Perché adesso dipendi da loro. Esatto. Quindi vuoi chiedere qualcosa? No, vi chiedo solo se vi è piaciuto, che vi è piaciuta la macchina, di mettere un like e niente, dai, speriamo. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao!